Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo un video di jig robot d'acciaio dal numero 43 che mi è arrivato in questi giorni al numero 55. Però 55 non lo montiamo perché sono i led pettorali, quindi faremo il montaggio fino al numero 54. A dopo. Allora ragazzi, incominciamo con il numero 43 che mi è arrivato in questi giorni, che è l'interno del petto, che è questo pezzo qui, è da mettere all'interno, precisamente a metà del petto. In che modo? In questo modo qui, che si vedono tutti questi particolari, che poi più avanti colorerò. Vediamo se riusciamo al primo tentativo. Allora, in teoria dovrebbe essere così. Provi a mettere giù. Allora, vediamo. Ah, la gamba andando la dobbiamo staccare. Eccolo qua, e dobbiamo metterlo legamente in questi perni. Ok, dove ci siamo, dobbiamo incastrarlo fino in fondo. Eccolo qua, e qua ho staccato la batteria. Direi che ci siamo, vedete? E poi io staccherò, farò un modo di vedere, far vedere tutti i dettagli colorati. Direi che già il numero 43 è concluso. Faccio vedere in modo veloce il poster. Eccolo qua, jig robot d'acciaio con i raggi del petto, che mi ricordo il nome. Vabbè, andiamo avanti con il numero 49 direttamente. Allora, il numero 49, abbiamo il busto lato destro. Vediamo se c'è da metterlo direttamente. Sì, il busto va messo proprio qui, in modo definitivo che questa parte verrà coperta praticamente. Eccolo qua, perfetto, direi che ci siamo. Numero 49 finito, andiamo al poster esclusivo. Eccolo qua, un'altra bella immagine, poster ritagliabile e collezionabile, vedete? Ok, andiamo avanti spediti col numero 50. Abbiamo il busto parte sinistra, che io metterò provvisoriamente così, perché non voglio coprire tutti questi ingranaggi, tutti questi particolari che poi colorerò. E naturalmente sarà staccabile, penso. Intanto vediamo se c'è da metterlo. Sì, però pezzo da conservare per le prossime riferimenti alla posizione finale. Questo è da conservare. Andiamo direttamente al poster. Eccolo qua. Abbiamo il nostro Hiroshi. Prima trasformazione. Vedete che bello. Ok. Adesso preparo gli altri numeri e ci vediamo dopo. Ok, andiamo avanti con il numero 51 e abbiamo il petto, la cozza del petto lato destro. Qua ci dice di conservarlo. Noi diamo un'occhiata, vediamo se riusciamo a mettere qualcosa. Niente, lo proviamo. Direi che ci siamo più o meno.
Ecco qua, direi che ci siamo. Vedete, ecco qua. Passiamo direttamente al poster. Eccolo qua, il Signore delle Tenebre. Guardate che bellezza. Perfetto. E andiamo avanti con il numero 52, che è l'altra metà del petto, lato sinistro. Eccolo qua. Vediamo se c'è da metterlo. Qua ci dice di conservarlo. Passiamo direttamente al poster. Eccolo qua, jig. Con il kit subacqueo, mi sembra. Oh, qua, quello è per volare. Sky Line. Ok. Allora, io voglio provare questo pezzo qui. Vediamo. Praticamente non si aggancia da nessuna parte, solo, vedete questo qua, è l'attacco per le luci LED. Quindi vediamo se si aggancia, sì. E qua, sì, praticamente è perfetto. Vedete? La corazza del petto è perfetta. Vediamo se... un po' di incastro, vabbè, ma tanto non mi interessa perché lo voglio togliere sta corazza, è inutile. Quindi passiamo al numero 53. Abbiamo il bacino lato destro e qua c'è un bel po' di pezzi da montare, le braccia e la gamba destra praticamente, e da mettere anche questo bacino. Passiamo a posto, abbiamo sempre, ah, questo è quello per volare, quello per sott'acqua, molto più bello questo. Ok, andiamo alle istruzioni. Quindi questo provvisorio lo togliamo, adesso non si toglie più. Allora, non voglio rompere niente. Ok, abbiamo da mettere prima cosa il braccio destro, eccolo qua, calamitato, bellissimo. Come primo, allora qua ci dice di mettere questo, non si sa come. Questo pezzo qui non si sa come metterlo. Assemblare prima A con uno, poi il pezzo B. Allora, praticamente questo qui ha messo così con le viti. Infatti, sì, questo va messo sotto, la parte questa sotto. E va messo in questo modo, incastrare questo, penso. Sì, ok, meglio incastrare questo e poi incastrare il braccio, cioè poi avvitare le viti in questo modo. Quindi ci vediamo dopo alla fine nel montaggio di queste due viti. Eccolo qua. Ecco qua, le due viti perfettamente montate. Questo è il braccio che si muove in quattro posizioni. Uno, due, tre, infine quattro. Eccolo qua. Quattro posizioni diverse. Molto resistente e molto ben fatta. L'altro passaggio, dobbiamo mettere la gamba in modo definitivo. Eccolo qua. Ok, molto semplice da incastrare.
ed infine il bacino lato destro in modo definitivo. Ok, direi che ci siamo. Quindi per questo numero abbiamo finito. Aspettate che forse non è finito tutto. Vediamo qua. Ok, ok, perfetto. Adesso sì che ci siamo. Passiamo al numero 54, cioè l'altra metà del bacino, questa volta lato sinistro, eccolo qua, molto bello, molto colorato, ben fatto. Quindi dobbiamo mettere l'altra metà, cioè l'altro braccio. La prima cosa, dobbiamo mettere l'altro braccio, cioè così. Quindi dobbiamo smontare tutto questo un'altra volta e dobbiamo mettere l'altro braccio con il meccanismo. Quindi ci vediamo dopo. Ecco qua, braccio sinistro montato perfettamente. Questo è il movimento che deve fare. Abbiamo 7 punti di snodo per questo braccio. Quindi in teoria possiamo mettere anche questo pezzo qui, però non credo, perché dopo dietro dobbiamo mettere le luci qua dietro. Quindi lo appoggiamo così in modo provvisorio, eccolo qua. Infine mettiamo questo in modo provvisorio così. Anzi, prima la parte della vita così in modo provvisorio. Vediamo se si aggancia, vediamo così. Sotto. Così, questo mettiamo così, in modo provvisorio. Più o meno. Infine mettiamo questo in modo provvisorio. Anzi, prima questo, nel petto. Poi così, in modo provvisorio, più o meno si vede. Ed infine possiamo mettere anche la testa. Vediamo se riusciamo, sì. Che è successo? Ah, ecco qua. Così. Quindi direi che ci siamo. Manca solo il numero 55, che è le luci del petto, eccolo qua, lato sinistro. Quindi se non sbaglio o è da mettere qui o è da mettere qui, o qui non credo. Così no, e così non credo. Quindi da mettere lato sinistro così, in questo modo. Quindi ci siamo. Quindi direi che per questo video è tutto. Grazie per la visione, a presto, ciao.